Europa, undicesimo secolo d.C. Un'epoca di guerra e di violenza. Un'epoca in cui l'acciaio tracciava il solco della storia. Un'epoca sanguinaria dominata da un solo popolo. L'epoca dei vichinghi. Queste sono le parole che troverete nel retro di ogni volume di Vinland Saga, manga seinen storico di Makoto Yukimura, tuttora in corso e pubblicato in Italia dalla Star Comics per 4,90€ al volume. Ora voglio dire, già un manga che parla di vichinghi vi dovrebbe già piacere a prescindere, ma se poi è talmente bello come questo non avrete altra scelta che sborsare i dindini. Vinland Saga è uno di quei manga in cui l'autore riesce a varcare quella sottile linea tra storia e immaginazione, rimanendo però credibile in tutte e due le cose. E quando si parla di manga storici, come sempre, bisogna sempre tenere bene a mente l'ambientazione e l'epoca in cui è ambientata la vicenda. Siamo nel periodo d'oro dell'era vichinga e il loro regno si sta espandendo rapidamente su tutta l'Europa settentrionale. I vichinghi non è che fossero certo noti per la loro gentilezza, e state pur sicuri che in questo manga l'autore vi farà vedere per bene la violenza, la crudeltà e l'indole guerriera di questo popolo. Pirateria, saccheggia villaggi, omicidi, sono tutte cose che ritroverete in questo manga rese in maniera molto molto realistica. Ma non solo, perché spesso tutti noi ci dimentichiamo un po' del lato nascosto dei vichinghi, ovvero la loro vita quotidiana, le loro relazioni sociali, la famiglia. E quindi l'autore ci darà modo, con lo svolgersi del manga, di dare uno sguardo da vicino a tutto tondo a quella che poteva essere la vita in quel tempo, il tutto condito da una situazione politica abbastanza complessa. Seguiremo quindi la vicenda del giovane islandese Thorfinn, che a primo impatto ci potrà sembrare un protagonista con ben poche qualità positive. Irascibile, scontroso, impassibile alla violenza e alla morte che lui stesso provoca, facendo parte di una banda sanguinaria di mercenari. Noteremo fin da subito che Thorfinn è consumato da un profondo odio e desiderio di vendetta verso Askeladd, il capo della sua banda e colui che ha ucciso suo padre. E Thorfinn entra nel gruppo di guerrieri di Askeladd proprio perché ha deciso che, quando potrà, lo sfiderà a duello per ucciderlo uno contro uno. Thorfinn però non era così. La vita da bambino di Thorfinn era ben diversa da quella che conduceva adesso. Quindi ricostruire il passato di Thorfinn, capire le sue motivazioni e le sue ragioni, sarà un tassello importante della trama. Askeladd sembrerebbe quindi essere l'antagonista della situazione, molto astuto, un leader nato, orgoglioso, caratterizzato splendidamente, e di fatto Askeladd rientra sicuramente nella lista dei miei personaggi preferiti del manga, in assoluto. Askeladd ha una storia ed un passato pieno di sorprese ed un futuro e un destino che sembra essere ancora più sorprendente. Un uomo comunque enigmatico e con molti lati misteriosi, che inizialmente utilizza Thorfinn per i suoi scopi manipolandolo, ma con il tempo il rapporto tra i due si fa veramente più complesso e intrigante. Inoltre, a mio parere, con il susseguirsi dei volumi il lettore arriverà a capire le ragioni e i motivi che spingono Askeladd a comportarsi in una certa maniera, rendendolo di fatto un personaggio dalla psicologia molto profonda. In generale, però, in questo manga non esistono personaggi statici. I personaggi sono estremamente dinamici, con eventi o vicende importanti che vanno ad avere un impatto forte nella vita e nel modo di pensare dei protagonisti. Questo li spingerà a maturare in continuo, formulando nuove idee e pensieri riguardo al mondo che li circonda. E questo vale in particolar modo per Thorfinn e Canuto. Canuto è il re di Danimarca, è inizialmente un personaggio quasi patetico, timido, è molto effeminato, e a causa di certi eventi
il suo approccio e il suo modo di agire cambierà drasticamente. Le vicende di Kanuto avranno un'importanza sempre crescente nel manga. Con personaggi principali così complessi, anche i personaggi secondari sicuramente non risulteranno da meno. Ogni personaggio secondario molto spesso ha un peso specifico ben definito all'interno della trama, e inoltre molto spesso sono i personaggi secondari che vanno effettivamente ad influenzare le opinioni e le vite dei personaggi principali e viceversa, dando quindi vita a dei legami molto dinamici e profondi. Anche i disegni, come spesso capita in questo tipo di manga, sono tutt'altro che banali. Paesaggi fondali, navi, villaggi o anche semplicemente l'interno di una casa sono tutti realizzati e disegnati con estrema cura per il dettaglio, fino al più minuscolo. Lo stesso vale anche per le persone, di cui a mio parere risalta soprattutto l'espressività facciale. E inoltre le scene crude, che sicuramente non mancheranno, sono realizzate in maniera violenta e realistica e sono di forte impatto visivo. In conclusione vorrei fare alcune considerazioni finali su alcuni aspetti peculiari di Vinland Saga. Una cosa importante è che il manga è fondamentalmente spaccato in due. La prima decina di volumi è, come feeling, decisamente diversa dalla seconda. La prima parte ha più violenza, una storia di vendetta personale e più azione in generale, mentre la seconda parte invece si concentra di più sulla psicologia dei personaggi e sulla loro crescita. Ma non temete, tutto è legato insieme alla perfezione a causa del susseguirsi degli eventi, e con personaggi dinamici come questi è lecito aspettarsi che ognuno di loro cambi punto di vista e obiettivo. Inoltre in Vinland Saga non abbiamo una netta distinzione tra bene e male. Starà quindi al lettore immedesimarsi nell'ambientazione e decidere chi ha ragione e chi ha torto. Ad esempio, io ho avuto a cuore il destino di Askeladd, nonostante fosse presentato come un nemico. Quindi Vinland Saga risulterà un acquisto sicuro per chi è fan di manga storici, questo genere di manga, presentando comunque grandi personaggi, una trama in continua evoluzione e senza troppi punti morti, e un comparto artistico di primo ordine. Quindi io sono Maci, questa è stata la recensione, le mie opinioni su Vinland Saga, consigliatissimo. Ditemi cosa ne pensate qui sotto nei commenti, mettete un bel mi piace e soprattutto iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati su quello che faccio. Ciao a tutti!